ecco ragazzi, un bel metal detector GM6. E qui si scandisce il tempo con questo orologio militare, simil militare, perché ieri è venuto un cliente e ha detto che il metal detector GM6 mi ha riportato che dopo del tempo è mo mezz'ora, è mo un'ora, è mo due ore, si scalda e comincia a sfarfallare da solo. Guardate che bellissimo metal detector, il GM6, uno dei più potenti, avanzati metal detector in commercio, che trovate al sito metaldetector24.com e da me decretato per 3 anni a fila il miglior metal detector, da mia opinione, prezzo, qualità, potenza. Perché ne chiedete tanti? Perché c'è il display grafico che si riconoscono meglio gli oggetti sottoterra, potenza che tira da paura, specialmente nel terreno mineralizzato, più tutte le funzioni, multifrequenza, aste in carbonio telescopiche, batteria al litio. E il discorso di questo che si scalda, e ora per fare il test di simulazione e vedere cosa succede quando si scalda, ho messo l'orologio e adesso segna le 8 e 5 minuti. Seguo dall'orario, se per caso comincia a scaldarsi, a sfarfallare da solo, vedo dopo quanto tempo lo fa. Intanto, ieri, quando è venuto il cliente, già l'apparecchio era mezzo scarico e siamo riusciti a verificarlo solo un'oretta. Dopo un'oretta non aveva fatto il difetto. E adesso è molto importante che vi dico, in caso che il GM6 comincia a sfarfallare, cosa possono essere le cause. Già quando l'ha tirato fuori dalla macchina per provarlo, lo voleva accendere col cavo tutto a sbindulone, cioè non era bello arrotolato attorno allo stelo in carbonio come questo che gli ho fatto vedere, ma lo stava accendendo col cavo sbindulone. Faceva delle spire di 8-10 cm che, muovendosi per forza, sicuramente dava dei falsi segnali. Il cavo va tenuto ben fermo. Anche a sbattere la bobina contro il terreno, eventuali rami, eventuali sassi, oltre che a forza di sbattere si rompe, è ovvio che si sbilancia il campo magnetico e fa falsi segnali. La bobina non va sbattuta da nessuna parte, specialmente più o meno forte, per evitare, oltre che si rompa, evitare anche i falsi segnali. Va sfregata in modo tranquillo a 1 cm circa dal terreno, senza sbatterla, ma questo lo dico anche negli altri video. Poi, altra cosa da tenere presente, lo sapete che questo GM6, che ha tutte quante le funzioni più avanzate per tutte le migliori regolazioni che uno può interpretare migliorative per ogni tipo di terreno e tipo di ambiente, col power box, se uno lo tiene troppo alto e va in un terreno super mineralizzato, super ferroso, tipo anche la battigia di mare che è salmastro, dalla grande potenza che gli dà gli torna indietro, gli rimbalza contro l'avvolgimento secondario ed è disturbato. Infatti, se guardate la funzione di ricerca Beach, il power box viene tenuto automaticamente a 1, perché sembra che utilizzi la potenza che ha dell'apparecchio, utilizzi la salsedine per andare ancora più a basso come conduttore di trasmissione del campo magnetico. Ragazzi, state attenti, perché sto dicendo cose abbastanza importanti che non valgono solo per il metal detector GM6, ma valgono anche per altri metal detector. Il GM6 c'ha, come del resto il GM7, c'ha anche la regolazione del gain, del guadagno. Più lo tieni alto, più lo tieni elevato, più sente i piccoli sfarfallii e dei piccoli oggetti, dei target piccolissimi. Se è troppo alto,
e ci sono minime radiointerferenze, è ovvio che dopo comincia a sfarfallare. E anche qui ci vuole un minimo di esperienza che si fa utilizzando l'apparecchio, ma anche specialmente a guardare i video manuali che faccio io, perché ve li spiego meglio che il fabbricante, è importante. Se per caso vedete che l'apparecchio sfarfalla, cosa si fa? Oltre che verificare se il power box e il gain è regolato giusto, si prova delle quattro frequenze che ci sono quella più stabile, oltre che una delle quattro anche la sottofrequenza, e questo lo dico anche un po' in tutti i corsi, ma specialmente l'ho detto già nel video manuale che ne ho fatti 8-10 dal vero, che spiego benissimo le regolazioni. Tra l'altro c'era anche un suo collega che dopo gli ho detto, che ha il GM7, te come l'hai regolato il GM7? Non mi sapeva neanche rispondere, non sapeva neanche cos'è il power box, cos'era il gain. Tenete presente che il GM7 è ancora più sensibilizzato, ancora più potente del GM6, e pertanto se di gain, threshold, soglia suono, col GM6 in un terreno lo tenete sui 33, tenete presente che col GM7 poco ci manca che lo dovete tenere al massimo a 20, perché se date su troppo il threshold, soglia audio del suono, della soglia suono, se date su troppo, fa la soglia audio troppo alta, e chi non è esperto pensa che sia l'apparecchio disturbato. Chi è esperto invece fa le dovute regolazioni e regola bene anche la soglia audio, dopo aver controllato la frequenza, mettendo quella più stabile, dopo aver regolato il giusto valore di power box e di gain, ci si va dietro con il parametro del threshold audio, della soglia audio, e si regola intanto da farlo quasi silenzioso. Se a 40 è il massimo, se a 35 scroccola ancora, che ha un livello troppo alto, si mette a 30. Se scroccola ancora, si mette a 25. Se scroccola ancora, si mette a 18. Esempio, Patrizio si era preso paura perché non riusciva a zittirlo, e dopo, mettendolo a 17-18, nel suo terreno richiedeva quel valore lì di soglia audio, l'ha azzittito perfettamente, muto come un pesce, e si diverte a cercare e a trovare gli oggetti. Non fare i faciloni, quello è facile, quello è facile. Ci sono metal detector automatici che, se uno li vuole e chiede un metal detector automatico semplice da utilizzare, ve lo consiglio, e diciamo che con questi metal detector facili da utilizzare vi troverete bene. È ovvio che avranno prestazioni inferiori perché sono comandi tutti più automatizzati e generalmente danno meno prestazioni. Chi vuole metal detector professionali, avanzati, di alta gamma, di alta qualità, di elevata potenza, di elevata sensibilità, come il GM6, come il GM7, procuratevi di imparare bene i video manuali, i video test che vi faccio vedere, addirittura vi faccio anche vedere i video di ricerca dal vero, che in vari terreni l'ho stabilizzato facendo apposta, di partendo con parametri tutti sballati, e vi ho fatto vedere come li ho regolati per azzittirlo, ammutolirlo e cercarlo in modo stabile. Quelli sono video da vedere. Addirittura con un GM6 l'ho messo sopra un cavo della corrente che era impazzito, dove altri metal detector sicuramente non si riuscivano a stabilizzare in nessun caso. Col GM6, regolando fra le frequenze, sottofrequenze, power box, gain e la soglia audio, soglia suono, si è stabilizzato anche troppo bene, più che contento da quello che avrei pensato. E allora adesso l'orologio sta continuando il suo valore. Il metal detector, uno pensa, ma non l'ha neanche acceso, guarda lì, parla, non l'ha neanche acceso, guarda. Questo è il GM6,
un gioiellino di metal detector stabile, potente, sensibile. All'inizio sembrerà un po' difficilotto da utilizzare, ve lo dico. Se vedete che capite poco, non dovete prendere un GM6, neppure un GM7. Dovete prendere dei metal detector che hanno poche regolazioni, al massimo due o tre regolazioni, tutte automatizzate, l'uno con l'altro. Lo ripeto e lo dico ancora, dopo 20 video, il GM6 e il GM7 sono metal detector ultra avanzati, con tutti i parametri indispensabili per modificare e ottenere il meglio nella ricerca e il meglio nel terreno che andate. Però ricordatevi che li dovete imparare. Se non avete voglia di impararli, che pensate di essere dei testoni, non prendete GM6, non prendete GM7. Tra l'altro si vedono anche tanti video comparativi che questi metal detector non temono confronti neanche con strumenti di alta gamma che vanno dai 1.000 ai 1.500 euro. Bene, e allora, qui l'apparecchio è in funzione, adesso aspettiamo che si scalda e poi vediamo cosa succede. Poi tra l'altro è venuto questo cliente a provare il metal detector GM6, l'ha tirato fuori dalla macchina, hai capito, ed era mezzo scarico. Uno, quando andate o spedite un metal detector da fare i test per vedere come performa, avere almeno l'accortezza di consegnarlo carico. Quando sapete che dovete provare un metal detector, almeno avere l'accortezza di consegnarlo carico, altrimenti si fa la figura del menefreghista, guarda tra lei, io non so cosa fare, come devo fare, passare la palla agli altri. Uno, ci si deve dare un po' da fare, specialmente se trattasi delle sue cose. E allora, mi sembra di avere spiegato bene il discorso, lo ripeto, trovate tutti quanti i dati dei migliori metal detector, prezzo, qualità, potenza, il meglio che si può, al sito metaldetector24.com, metaldetector24.com, e specialmente, lo torno a dire, quando si va in ricerca, il metal detector deve essere sempre carico al massimo, da avere almeno una riserva di carica di 10-15 ore, così siete sicuri che funziona al meglio delle prestazioni, in quanto, e l'ho detto anche negli altri video, se andate in giro col metal detector mezzo scarico o quasi scarico, siete sicuri che oltre dare meno potenza al campo trasmittente, dare meno potenza all'amplificatore ricevente di segnali, altrettanto rischiate che girando con meno potenza nell'elettronica, proprio per questo può essere disturbato, auto-oscillare e fare strane funzioni, strani suoni. E proprio per l'appunto uno pensa magari che il metal detector si scalda e dopo comincia a fare queste strane falsi segnali e disturbazioni, invece magari va in giro con metal detector mezzo scarico perché è uno un po' superficiale, e dopo per forza che man mano che più si scarica e più aumentano i malfunzionamenti del metal detector fin tanto che non si spegne, causa le batterie scariche. Questo è un video importante, ho detto tante cose, questo non vale solo per il metal detector GM6, in questo caso è lui, adesso è qui in prova, sono già passati 20 minuti, è ancora qui tutto bello tranquillo. Fra non tanto farò un altro video, fra una qualche ora, così vediamo come si comporta, se è modificato qualcosa nel funzionamento del metal detector. Fate vedere questi video ai vostri amici perché sono abbastanza interessanti, che ve li spiega uno che oltre che vendere e distribuire il metal detector da 30 anni è anche un elettronico di una certa rilevanza. Ciao a tutti!